Carmine Tommasone, quali sono le tue preoccupazioni? Beh, le preoccupazioni per noi sportivi a livello professionistiche sono tantissime, perché per noi, io parlo per me personalmente come pugile professionista, mancare in palestra per tanti mesi è veramente una batosta, perché come ben sappiamo il pugilato è uno sport da contatto, quindi ci si allena con l'avversario sul ring. Uno ci si può allenare a casa tutto il tempo che vuole, può fare tutti i lavori che vuole, però a noi manca il ring, quindi questa cosa poi dopo ritornare sul ring dopo svariati mesi sarà veramente problematica per noi ritornare al 100%. Poi essendo uno sport minore come il nostro, ci saranno di sicuro molti problemi a livelli pure economici e tutto, quindi sarà veramente difficile ripartire. Vi aspettate un aiuto dalla Federazione Pugilistica d'Alconi? Sì, io penso che sia la Federazione Pugilistica Italiana sia il CONI nazionale dovrebbero fare qualcosa per aiutare atleti professionisti come noi, ma a parte per gli atleti professionisti, penso che dovrebbero aiutare lo sport in generale, che siano gli sport maggiori o gli sport minori. Anzi, penso che a maggior ragione gli sport minori come i nostri hanno difficoltà pure a trovare sponsor e quant'altro, a maggior ragione. Sì, questo sarà uno dei problemi per le palestre, perché comunque uno continua a pagare i fitti, le spese ci sono, le iscrizioni che sono state fatte inizio anno sono state pagate, adesso non ci sono gli introiti, comunque uno ha dovuto affiliare le associazioni, ha dovuto affiliare i ragazzi alla società, quindi ha portato a fare le visite mediche, sono state fatte le visite mediche in palestra, pagate dalla palestra. Quindi queste sono spese che poi non rientrano, così come l'affitto della palestra nel caso nostro. Quindi questo sarà un grandissimo problema per ripartire, per tornare tutto alla normalità.